Comunque ci siamo, siamo sul pezzo, questa gara. Beh, penso potremmo definirla una buona qualificazione. Dovremmo avere Ah, buone Alex! possibilità in gara. Veda un po' lei. Siamo terzi con sto abominio. Cioè, voglio dire. Come hanno detto domenica scorsa al Gran Premio di Belgio. Cioè, settimana scorsa, da quando sto facendo la live e sto registrando il Buon video. pomeriggio e benvenuti allo Date Spielberrin una macchina circuito Pini. Siamo a quasi alla quel partenza pilota. ed ecco come si com Ah, giro di formazione. Partiamo, tranquilli. Bene, in questo giro cerca di portare la monoposto in temperatura. Vogliamo anche verificare che il cambio funzioni bene, perciò ingrana tutte le marce se ti è possibile. L'ha messa all'ottava? Non lo so, ma era l'unico posto, mi sa, dove poteva provare a mettere l'ottava. È la prima volta che vedo le Mercedes così da vicino, volevo controllare se le avevano fatte nere o erano rimaste grigie. Cioè, nel senso, le avevano fatte nere, non ho capito se le hanno fatte tutte Nessuna nere curva sempre o prevista al visto che io avevo già momento. iniziato la carriera le avevano lasciate grigie. Ok. Ci siamo? Ci siamo, dai, 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 dai. Ah, visto che erano, si erano sbagliate, sono diventate trasparenti, vabbè. Ci sta. Ma il tizio con la bandiera verde? Tieni d'occhio i semafori, la sequenza di partenza comincerà non appena tutti saranno sulla griglia. Tieniti pronto con la frizione. Buono! Buono questo sorpasso, buono! Sì, ma a parte che non c'ho il motore per stare qua davanti, però. Ah, in curva riesco a gestirmela bene. Devo. Ben fatto, buona partenza. Ecco, devo evitare di sbagliare nelle curve, hashtag. Comunque questa è la carriera più altalenante della vita, cioè. Adesso a meno che non ci andiamo a schiantare noi da soli, cosa molto probabile viste le qualifiche e le prove libere. Merda, Bottas, quanto cazzo va? Hamilton è sotto DRS, quindi mi inchiappetta quando arriva il momento. Comunque non credo Bottas vada, cioè. Vabbè. Sarebbe bello perché vuol dire che almeno qualcuno può cercare di fermare un attimo Hamilton, però. Non l'ho mai visto essere prima così tanto di stacco, onestamente.
l'uso del DRS sarà consentito da questo giro. Usalo nelle zone DRS se sei a meno di un secondo dall'auto. Ho sbagliato. Guarda Hamilton che mi vuole già inculare. Guardalo, guardalo con il DRS. Quanto cazzo si è avvicinato? Fuggi! Mi sembra di essere il bambino in bicicletta in mezzo ai ragazzini col motorino, cioè... Oppure il ragazzino col motorino in mezzo alle persone con le moto, cioè boh. Il carburante è al target più 1, puoi passare a giri del motore superiori. E qua adesso mi si attacca al culo. Adesso l'airstra lo devo usare per difendermi, quindi... Non è facile. Non è facile per niente. Online ti incurano se fai l'uscita di curva così. Vabbè. Adesso Hamilton adesso proverà l'attacco. Ha tanto di quel boost da poter usare. Come sono messe le gomme? 28%. Dopo 5 giri. Non so, non ho visto la strategia di gara quando mi metteva il pit stop, onestamente. Comunque sì, la scelta giusta potrebbe essere cercare di anticipare un attimo gli altri con le medie, un giro prima. Solo che non so quando ci vanno al pit stop. Quindi. Cioè, la cosa buona è che c'è Hamilton sempre vicino ma non riesce mai a prendermi, quindi è un'ottima cosa. Cioè si avvicina un sacco soprattutto in questo, in questa zona qui. Bottas rimane sempre a quella distanza, non riesco ad avvicinarmi. È abbastanza brutto onestamente vederlo sempre lì e non riuscire ad avvicinarsi, e ti viene da spingere, solo che se spingi dopo rischi di fare la cazzata, se fai la cazzata vanni a puttane la seconda posizione e tutto quello che ne consegue per una scuderia come la nostra, che è il primo anno in Formula 1. Io non penso si sia mai vista una macchina, forse le Brown, le GP Brown, basta. Non penso di aver mai visto una macchina in Formula 1 al primo anno nella storia recente. Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop, monteremo gomme medie. Ok, questo è giusto, ma... Eccolo, adesso è molto vicino. Mi provo ad attaccare sicuro qua. Siamo riusciti a contenerlo.
andata bene, è andata bene. Bottas. Fai attenzione, crediamo che tra pochissimo perderai aderenza. Sì, ma tra pochissimo intendevi subito. Affanculo. Ma quando è sto pit stop, Alex? Alex, Dio di una Madonna. Lasciamo stare, Ale. Il pilota davanti è più veloce di un secondo a giro. Okay, oh! La prossima volta che rientrerai ai box bilanceremo l'angolo dell'ala anteriore. È il momento buono per il pit stop. Rientra ai box alla fine di questo giro. Ma Hamilton, ma che cazzo ha fatto? Cioè, devo dire la verità, l'ho chiuso male anche io. A parte che questo danno allucinante all'ala, vaffanculo. Cioè... Sì, no, vabbè, dai. Dai, dai, su. Facciamo i seri, ragazzi, puttana la la miseria. Cioè, dai. Voilà, va per un contatto con quel figlio di puttana. Mi sono ridotto così. Dai, non ci credo. Fate più in fretta, correte, veloci. Vai, parti, saremo in gara all'uscita dai box. Madonna, Hamilton. Vai ora, abbiamo effettuato tutte le soste a disposizione, quella era l'ultima. Guarda il motore, guarda il motore. C'è in accelerazione da fuori dal box, ma da tutto sto distanza. Mi ha dato 5 decimi. Vabbè, ma come cazzo si fa? Beh, Madonna, Hamilton di merda. Ciao, Ferro. Scusa. Alert di merda. Pure questo mi tocca... tocca subire. Mamma mia, devo andare a cambiarmi le mutande dopo. La cuccia, Hamilton. Ah, ma io ho finito l'ERS. Not bad. Il distacco dalla vettura davanti è 3,4 secondi. No, quello che mi scoccia è che ho perso un sacco di tempo per colpa dell'ala, porca vacca. Vabbè, sto davanti a Kvyat, che è il mio rivale. Però dai, cavolo, ero secondo. Dobbiamo cercare di arrivare... So, mi piacerebbe arrivare al podio, ma la vedo complicata dopo il contatto con Hamilton. Non dico che l'ho mandata alle ortiche, però... Stiamo raggiungendo un punto pericoloso con l'usura di MGUH. Il surriscaldamento del motore peggiorerà il problema, quindi mantieni la temperatura sotto controllo.
Pure, come se non avessi abbastanza problemi in tutto questo. Bravo, Ricciardo. Piazzati lì davanti. No, però Ricciardo sei troppo vicino. Ricciardo. Ricciardo. Aitken, aiuta il tuo carissimo compagno di squadra. Vieni qua. Aitken, vieni qui. Aitken, fai da tappo. Io ti sorpasso e tu fai da tappo. Fai almeno questo nella scuderia, per favore. Ok, non fare da tappo a me, però. E vai, box. Sei inutile. Aitken, sei veramente... Me ne sono accorto che è rientrato in box. Sì, ho capito. L'ho visto. Ti ringrazio. Madonna, Ricciardo che sta facendo la tappa ad Hamilton. È il momento di scappare. Sono quinto. Merda, Vettel è già entrato ai box. Informazioni su Russell. Si sta ritirando dalla gara. Ok, va bene. Ma se quelli davanti hanno fatto tutto il pit stop. Inizia ad essere grigia la faccenda. O viene una safety car che ci riunisce tutti, ma non so neanche se è abilitata la safety car, onestamente. Cazzo, Hamilton ha passato Ricciardo. Il distacco dal tuo compagno dietro di te è 19,8 sì. Secondi. Vabbè, ma potevi anche non dirmelo. Cioè, onestamente, me ne frega un cazzo ora del mio compagno di squadra. Dai, che abbiamo l'erogazione a 3 della miscela, puttana troia. Che curva del cazzo che ho fatto. Il distacco dalla vettura che ti precede è 1,8 secondi. Mi sto mica avvicinando. Dai. Guarda che mi si spacca il motore adesso. Potrei piangere. Effettivamente non mi sembra bassissimo quella temperatura del motore, però magari mi ricordo male io. Sei in testa. Ah, ma Bottas o spacca o rimane in testa. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Non ci siamo. Però che mi sto avvicinando. Il turbo compressore è agli sgoccioli, cerca di tenere il chilometraggio al minimo. Non posso tenere il chilometraggio al minimo, sono quinto. Per l'amor del cielo. Cioè, se raggiungo Vettel vuol dire podio, ragazzi, cioè di cosa stiamo parlando? Ma non mi ha dato il DRS. Scam!
Ma Hamilton ce l'ho dietro, ok. Ti consigliamo di passare al Mix 2. Carburante al Mix 2. Sì, io ho bisogno di potenza per raggiungere Albon, Alex, cioè ho capito che... Distanziando l'auto alle tue spalle al ritmo di 3 decimi a giro. Sono 3 decimi a Emil, ma ha rotto. Non c'è un altro motivo per cui io possa dare 3 decimi a Emil. Vai, vai, fagli sentire la presenza e poi tac! Abbiamo carburante a sufficienza per altri 3 giri. E poi qua, così. Bello, andiamo. Vettel è tanto lontano per 2 secondi in 2 giri. Che rischio a fare. Dio, sempre qualcosa deve succedere, oh. Vabbè, quarta posizione. Peccato. Albon è morto. Non so perché la gente muoia in quella curva, onestamente. Cioè, spero di riuscire a mantenerla questa posizione, perché ci abbiamo Albon ed Hamilton dietro e io ho un'ala rotta. Ok, il distacco è 3,8 secondi. Vabbè, ma Vettel non lo raggiungiamo più e mi scoccerebbe essere ripassato da Hamilton e Albon, onestamente, però... Sei all'ultimo giro. Posso contare sicuramente sulla miscela grassa, ma qui il motore... di motore ne hanno di più loro. Mamma che incrocio! Via. Ma quella la spaccata è dura. Però la spaccata è il motore peggiore. Vabbè, ma guarda st'altro figlio di puttana, oh. Ehi, tutto ok? Rimani calmo, gli steward stanno arrivando. Strategia disponibile sul DMF. Io non lo accetto. Me ne frega un cazzo. Hamilton sta dietro, guarda. Albon può fare quello che vuole. No, dopo questa gara qui, col cazzo che vado a finire fuori, non qualificato. Okay, prendi la gomma e portala a casa. Non volevo usare il replay, però così no. Mi dispiace, eh. Mi dispiace, per carità, mea culpa. Prestazione fantastica oggi. Ma per questo il no. Ho accettato tutto quello che è successo durante la gara.
ma questo no. I piloti si apprestano a salire sul podio per la... Diamo un'occhiata alla classifica piloti. Valtteri Bottas supera il suo diretto rivale e conquista la quinta posizione. Luca Filippi, terzo. Dopo questa giornata incredibile, chi è stato il migliore in pista per te? Per quanto mi riguarda, il mattatore della giornata. Parliamoci chiaro. Charles Leclerc. È un successo. Oggi era inarrestabile. Considerando il triciclo su cui corriamo, è assolutamente un successo. Speravo. Vabbè, ma questo è solo lag. Ve lo dico dopo. Ragazzuoli, io vi saluto e vi ringrazio. Vediamo al volo un attimo qual è la pista che ci aspetterà. Riavviare Gran Premio di Gran Bretagna. Si aspetta sicuramente un'ottima gara, molto interessante. Soprattutto col motore, col motore che... Va bene. Ragazzi, vi saluto. Ciao ciao!